Hola amici, ciao, ciao, baci, bacioni a tutti quanti. Bubu Tag è tornato come ogni venerdì alle 16. In regia c'è sempre Giulio, Giulio Berghella nostro che non ce lo leva nessuno, che quando sorride si accende il mondo. Siamo arrivati alla 12ª puntata, oggi è 10 giugno. Dovrebbe far caldo come nei giorni precedenti, invece si è un po' rinfrescato. E io sono contenta perché è venuta una persona speciale, una persona meravigliosa, una giornalista che racconta l'Abruzzo, che parla dell'Abruzzo da sempre, ha portato novità in Abruzzo ed è Edda Migliori. Grazie Edda, grazie di essere qui. Buon pomeriggio, grazie mille a te e a voi per questo graditissimo invito e mi fa emozionare se mi presenti E così, grazie. Grazie allora abbassiamo, se no ci mettiamo, ci emozioniamo, però va bene, io sono contenta perché sono veramente tanti anni che le nostre vite si rincontrano sempre, qualcosa Verissimo. significa sicuramente. Ed ora tu, ora, insomma, l'anno scorso, no, è Un paio d'anni uscito, un fa, paio di anni fa, è sì. uscito un libro che si chiama 5 racconti e una fiaba, un libro importante per l'Abruzzo. Perché? Cosa raccontano questi 5 racconti e una fiaba? Poi la fiaba, mi spieghi perché quelli sono 5 Sì, più e una questa è la fiaba in fiaba? aggiunta. Grazie, grazie mille. Dunque, 5 racconti e una fiaba. Il legame forte con l'Abruzzo è quello del territorio, perché sono 5 storie completamente distaccate l'una dall'altra, che hanno come filo conduttore, tra gli altri, quello di essere ambientati in Abruzzo. Su 5 racconti, 3 sono i luoghi, 3-4 sono i luoghi che sono effettivamente riconoscibili. Ah, quindi tu non è Uno. che li identifichi i No, luoghi, non li ho ecco, identificati, però però parlano di sì. una Le cultura abruzzese, di un. province quali sono? Allora, sì, i luoghi riconoscibili sono Pineto, Ah, perché tu a io abito a Pineto? Pineto, sì, quindi Pineto riconoscibile anche perché una delle storie è ambientata, una storia di fantasia ovviamente, ambientata però sui fatti reali di quando fu piantumata la pineta, quindi queste donne che con le conche in testa andavano a bagnare queste giovani piante che poi sono diventate la pineta di Pineto. Hai Scusami. attinto al museo che c'è lì a No, Pineto? no, No, però perché là c'è un ecco, museo. sapevo Di di questa questi storia. episodi, di questa storia, di queste giovani donne che appunto Con la andavano con la conca. conca, sì, andavano a bagnare le piccole piante che erano state piantumate, Quindi perché c'è stata molta ovviamente cura. non potevano usare l'acqua del mare perché era salata, Certo. quindi Pineto è uno di questi luoghi, un altro è Loreto Aplutino, che è il mio Oh! posto del cuore, il mio Loreto paese di Aplutino, origine, vicino sì, Penne. vicino Penne, sì. Ah, tu sei di origine. Ah, ma è Sì, bellissima io sono di Loreto. Loreto Ma è Aplutino e bellissima. quindi un altro racconto è ambientato al Castello Chiola, che è un luogo in cui ho tanti bellissimi ricordi. E poi viene citato il santuario di San Gabriele della Dolorata, che per qualsiasi abruzzese in Abruzzo, in Italia, all'estero, è un luogo più che conosciuto Certo, perché è il sì. nostro patrono, ma poi ecco, è un luogo veramente noto a Eh già, è tutti. vero, è proprio vero, è il patrono della E sì. regione. E poi Bisenti, che non viene citato, ma in un racconto parlo del vitigno del Montonico, che è un vitigno assolutamente autoctono e quindi si capisce che sto parlando di questo paese. Quindi il legame forte Ah, a fondamentalmente è Bisenti, questo. hai un legame anche con Bisenti tu? Perché hai scelto Bisenti come... Sì, perché questa storia mi piaceva ambientarla lì per il discorso proprio del vitigno. Effettivamente il legame con Bisenti c'è perché mio marito è originario di Bisenti, quindi sono tutti luoghi un pochettino del cuore per una ragione o per un'altra. E questi 5 racconti e una fiaba, che differenza c'è tra i racconti e la fiaba?
Allora, i racconti parlano di tematiche abbastanza impegnative, se vogliamo, perché si parla di violenza di genere, si parla di amicizia, si parla di terremoto, delle lotte bracciantili degli anni 50, c'è una storia d'amore, quindi sono argomenti, se vogliamo, che vengono affrontati anche attraverso storie di dolore, di forza, di resilienza, ecco, che è un altro, Abruzzo, che è un altro punto, Abruzzo, sì, che è un altro Abruzzo. punto in comune, se vogliamo, tra tutte. E la fiaba invece si discosta proprio totalmente perché ha una genesi diversa e è scritta in un altro, proprio con un altro carattere stilistico, diciamo così, ed è adatta anche ai bambini. Quindi per i bambini ci si sofferma alla fiaba, al testo, diciamo, vero e proprio. Gli adulti invece possono cogliere tutte le metafore, quindi il sottotesto che ovviamente poi la contraddistingue. Quando tu fai le presentazioni, Sì? non tanto verso la fiaba, che penso comunque sia diversa proprio anche per, come hai spiegato tu, un po' Ma anche perché è dall'atmosfera, stata scritta in modo totalmente totalmente diverso, sì. Le diverso, altre sono più crudi, diciamo, un po' penne più veri. sono proprio diversi. La fiaba è una fiaba, quindi parla di una coccinella, di un tronco, Ecco, invece e le le altre sì, racconti sono sono naturalmente più. più Cosa hai viscerali. notato che gli abruzzesi come reagiscono di fronte alla cruda storia, alla cruda storia della propria regione, dei propri avi, che hanno comunque passato dei momenti che sono duri, ma tutte le regioni, però Sì. l'Abruzzo un pochetto è tra quelle regioni molto, molto forti, Provate anche se provate, vogliamo sì. da tanti Come punti di reagiscono vista. in questi Ma io ricordi? quello che noto sempre, tanta emozione, anche a volte occhi lucidi, Ecco, loro ma ricordano i forse anche racconti. perché, ma un po' forse perché sono comunque molto empatica e quindi riesco forse a farli entrare dentro questo mio mondo dei miei racconti. Un po' perché naturalmente ciascuno di noi ha un vissuto, ha delle esperienze, e quindi magari chi per un racconto, chi per un altro si trovano dei tratti magari che si conoscono, dei tratti in comune, quindi l'emozione è quella che traspare sempre. C'è emozione di Infatti, fronte a questo. sì. Quando torno a casa dopo ogni presentazione mi sento sempre molto arricchita. Proprio dal punto di vista umano e allo stesso tempo affaticata, ma nel senso bello, affaticato Di proprio per avere il lo circolo e per scambio. lo scambio, sì, vicendevole che c'è di sensazioni, di emozioni, anche poi magari a presentazione finita, quando ci si avvicina, si scambiano due chiacchiere, quindi questa è una cosa che io riscontro Hai trovato sempre qualcuno che magari molto. a Pineto, vicino Pineto, si è ricordato che aveva la nonna, la bisnonna, che ha partecipato a questa. Allora, non mi è capitato a Pineto, è capitato in via Traversa, se vogliamo, con una signora di Moscufo che parlando così con i miei genitori, sai, si chiacchiera cosa fanno i figli, dove vivono. Quando mi hanno detto che abitavo a Pineto, questa signora che loro avevano conosciuto quella sera, una signora già abbastanza anziana, ha detto: "Ma sai che la mia mamma a Pineto ci andava a lavorare perché quando hanno piantato la pineta", e quindi i miei sono rimasti: "Ma sai che Certo. veramente mia figlia ha scritto un racconto che parla proprio Di questo di questi episodio, episodi", di perché ce questo n'erano tante di fatto. ragazze che dall'entroterra si trasferivano. E infatti poi gliel'ho fatto recapitare un libro a questa signora che è rimasta contentissima. Però su Pineto sinceramente non mi è Ma capitato. tu proseguirai a scrivere storie sull'Abruzzo, su cui c'è molto da dire ancora C'è tanto da sull'Abruzzo. dire e ti dico la verità, uno di questi racconti è previsto, per uno di questi racconti è previsto un lavoro più grande, E poi quindi ce ne ha visto come no, lavoro, sì. È Sì, che perché sono un po' insomma. rallentata perché le presentazioni comunque mi hanno assorbita molto.
in più lavoro, no? Gli impegni quotidiani, quindi sono un po' rallentata nella scrittura, anche perché poi sono subentrati anche altri progetti editoriali, però c'è l'idea di fare proprio un libro a parte su uno di questi racconti, che È una cosa adesso molto, non, ma sì, certo, una cosa. non ti dico qual è dei cinque, però lo sento molto. Ti piace scrivere più racconti che attingono alla realtà oppure più per i ragazzi, per i bambini, racconti, fiabe? Cosa ti dà più soddisfazione tra le Non ci ho mai pensato, in due? O il rapporto è 5 effetti. a 1? Forse il rapporto è 5 a 1, sì. Forse non è un caso Non è un neanche caso, questo, 5 sì. racconti e una Anche fiaba. perché ti dicevo, hanno avuto una genesi totalmente diversa. I racconti li ho scritti tutti, penna e blocchetto, proprio di getto, senza avere prima in testa la storia. È nato tutto in maniera molto così di pancia e in maniera casuale, perché dovevo partecipare, stavo partecipando a un laboratorio di scrittura creativa. E invece, per quanto riguarda, e quindi poi scritto il primo racconto, poi sono nati gli altri, sempre penna e foglietto. Invece, il tutto ha avuto una genesi di 8-9 mesi. Ma tu Invece il scrivi con, racconto, ancora scrivi con la penna, ti piace prendere quell'appunto? sì, Perché passa, ma poi perché è passa, sì. stato, no, più che l'appunto vero e proprio, è stata proprio un'esigenza dettata dal momento, te la racconto in breve. Stavo partecipando a questo laboratorio di scrittura, tutti avevano prodotto qualcosa, io non avevo scritto più nulla da anni e quindi dall'oggi al domani ho saputo che la mattina dopo dovevo portare anch'io un testo da leggere in classe. Solo io non avevo nulla, quindi la sera quando sono tornata appunto dall'università di Teramo dove si faceva questo corso, ho preso il blocchetto, la penna e mi sono messa a letto a scrivere questo Ah, racconto che ecco. l'indomani poi ho letto in classe. Quindi da lì mi sono accorta che proprio avevo Estemporaneo. bisogno, sì, che avevo proprio bisogno di lasciar, ripeto, di Andare. lasciare andare senza farmi la La storia in verifica, testa. senza la Sì, verifica, sì, perché noi giornalisti siamo abituati, sì, sì. ogni parola dobbiamo verificare, perché sennò, E da lì poi insomma. sono nati anche gli altri. Invece la fiaba è nata sul mio telefono tra le bozze delle mail, perché nell'attesa di 5 minuti, 10 minuti in posta, tra un appuntamento e un altro, scrivevo una riga, due righe, tre righe. E quindi un po' alla volta è nato, tipo in un paio d'anni, è nata questa fiaba. Ci sono Quindi. su Facebook chi ti sta scrivendo, Francesca e Anna Maria, che ti stanno chiamando. Ah, Brava, ciao, ricambio il saluto ciao. affettuosamente. No, comunque, tu non sei solo appassionata, insomma, di scrittura, perché non sei solo un'autrice, una scrittrice, ma sei anche appassionata di cucina e hai dato grandi perle attraverso la cucina, grandi consigli. Com'è nata questa passione, quest'idea di comunque avere delle rubriche relative al cibo che sì, vanno molto di moda, però tu le fai in una maniera anche bon ton, fai tu, Anche eh? sì, vero. Allora, la passione per la cucina ce l'ho un po' da sempre, da quando ero ragazzina. Ho sempre amato molto cucinare, e anche in questo caso cucino di pancia, quindi io non ho mai seguito ricette e anche sul mio blog, quando scrivo le ricette non riesco mai a dare delle dosi, perché io cucino a sentimento e quindi io dico quali sono gli ingredienti e poi ciascuno ci mette del suo. Ah, E quindi da fai un sei po' uscire anni dall'emozione, dal sì, è momento. molto tutto Tu cucini, così Giulio? sentito. Giulio cucini? Sì. Cucini! Ah, pure È questo buono abbiamo sapersi. scoperto. E Mannaggia! quindi poi 6 anni fa è nato questo blog che si chiama La Tavola di Edda, perché io proprio d'abitudine, anche quando pranzo da sola, mi faccio i miei belli impiattamenti, mi piace proprio mangiare anche con Curare. gli occhi. E quindi Non a un mangi certo mai giusto punto, così toccate e fughe, è una ma cosa, anche quando mangio toccate e fughe, sempre una cerco cosa sempre di di estetica. sì, perché mi piace proprio. E quindi a un certo punto mi sono resa conto, sfogliando il telefono, che avevo tante belle foto e mi è sembrato un po' peccato lasciarle lì. È nato questo blog, però dall'inizio gli ho dato un taglio un po' differente. Ho Non è mai visto, sì. stato il solito blog dove c'erano solo le ricette, ma c'è una parte appunto dedicata al bon ton, al galateo, ai riti e alle tradizioni, Sì, alla storia, insomma, sì, a tutto ciò che come poi un nasce, pochettino insomma, sì. ci Ma appartiene, tu i ma anche piatti alla li ritualità. rivedi? Tu i piatti li rivedi o li fai, No, quindi. io pubblico esattamente quello che cucino per me, quindi io Ah. finisco di cucinare,
faccio due o tre foto col telefono, quindi anche in maniera un po' sbrigativa, non ho delle foto Primi, particolarmente, secondi, ma contorni, piatti anche dolci. unici, sui dolci sono un po' Ho fiacca, visto devo le dire la foto, vero? Ho verità, visto sono un po' poche. fiacca, però da sempre, ad esempio, do tanto spazio alla cucina di riciclo, perché io mi batto assolutamente Com'è la contro gli cucina sprechi di riciclo? alimentari. Sono tante ricette in Per cui do recuperare. do degli stimoli per recuperare le cose che sono avanzate E dalla non cena, dal pranzo e buttarle. non buttarle assolutamente. Esempio, diciamo, con la pasta. Esempio, Con con la la pasta. pasta, ti avanza la pasta o come condire la pasta? Ad esempio, una cosa che faccio spesso, se mi avanza, faccio per dire della vellutata o della verdura, ci condisco la pasta. Quindi ti avanza il ciuffetto di spinaci dal contorno della sera prima e poi magari rivedertelo lì nel piatto ti intristisce. Ci faccio un soffritto carote, cipolle e sedano, te la butto lì, qualche pezzetto di prosciutto crudo, un po' di spinaci avanzati ed è un Sì. Fai un po' condimento di poesia. eccezionale, un Quando po' di dici un po' di poesia. poesia, poi Ma come nei questo è per cartoni dirtene una, ti animati. avanza un po' di vellutata o Come il fai topino di una... Ratatouille, fai. Sì. È un pizzico di creatività, quello Più pesce sempre. o più carne? Più carne, sì, e Ecco. soprattutto poi i primi, adoro i primi, E sto quindi. periodo che si può mangiare? Come, che consigli? Ma io in questo periodo sono in fissa con i pancake salati e con le friselle, perché questo caldo adesso non consideriamo Le friselle oggi, sì, quelle quelle dure che pugliesi, quelle sì, pugliesi. non consideriamo oggi che c'è questo Sì. freschetto, però veniamo da Sì. 10 giorni, Di se non di più, caldo, è di caldo caldo. tropicale e Che quindi possiamo io mangiare? sono entrata in fissa con appunto con queste friselle e questi pancake salati che mi condisco una Ma li fai tu i cosa. pancake Sì, salati? anche li faccio Come si anch'io. fanno i E pancake? la solita pastella sono anziché quindi uova, latte, farina, un pizzico di sale, se vuoi un po' di lievito, però io non lo metto neanche sempre. Poi a volte faccio anche quelli più proteici con gli albumi, ci sono diverse varianti. E poi me li condisco in tanti modi. Ad esempio, ho scoperto, io amo molto l'avocado, ho fatto Sì. l'altro giorno, sarà tipo 10 giorni fa, una maionese tra virgolette di avocado che è fantastica. Maionese Con, d'avocado, sì, ma con un con le uova? semplice, no, con un Senza uova. semplice Ah. mixer, quindi non Sì, occorre sì, nulla di sì. che. L'avocado a pezzi, un filo d'olio, un pizzico di sale e fai girare, quindi diventa questa crema Dai, fantastica. Ho detto e dai. erroneamente maionese, non è una maionese, però è una crema buonissima che ad esempio su pancake o sulle friselle E poi ci anche aggiungi dei salutare, pomodorini, pure sì, ci salutare, sì. aggiungi dei E pomodorini, ci sulle aggiungi del friselle crudo. pure vanno Anche, sì. benissimo. E invece la carne, in questo periodo, che cosa si può mangiare? Una Questo pietanza che periodo non sia mi appesantita? mette in difficoltà. Vabbè, io amo tanto la carne ferrea alla brace, quindi Barbecue. barbecue, sì, l'amo tantissimo. E col barbecue che ci mettiamo Però vicino? Di verdure, di contorno? Qualcosa di allora, non spizioso? sarebbe leggerissimo perché tu dici dopo che ti mangi, ma io non sono né una nutrizionista né altro, quindi io ti dico quello che mi piace Chi è mangiare. interessato alla E cucina di poi se solito parliamo di non ama. Abruzzo, due pendune ove non ce li vuoi Guarda, mettere? beh, è la cosa Oh, più. e verdura alla fine. Però, come dice mio suocero, io la verdura la mangerei, però io mangio un sacco di pane poi. Lo Quindi, so. Però quindi. ripeto, io poi non ho, vado molto a sensazioni, quindi non ho non ci sono dei piatti ecco, che ho come riferimento per un periodo. Seguo molto la stagionalità dei prodotti, questo sì. Cerco sempre di comprare a Importante, sì. chilometro zero e quindi poi mi lascio anche molto guidare da quello che trovo in negozio, dal fruttivendolo, E per il bon ton, sì. dacci una perla di bon ton, ecco, a una festa, magari in Allora, beh, piscina, molto. la prima cosa, quando incontriamo qualcuno non si dice piacere, si Ecco. dice buongiorno, buonasera, seguito dal nome. Questo è uno dei piccoli, Cioè, non diciamo, si dice errori che facciamo. piacere, Piacere, muratolo mi chiamo. Angela, eh? Non si dice così. Basta dire buongiorno, buonasera, sono Angela. Oh, nemmeno o però, nemmeno o, cioè Beh, no, bisogna no. dire, qual è la, che bisogna dire? Sapete? Buongiorno, buongiorno, buonasera, a Oh, seconda buongiorno. dell'orario E quindi del prima il giorno. nome e poi il cognome, mai cura, Sì. dire Migliorietta, No, curato, sempre Berghella Giulio, no, bisogna nome e dire cognome, mai nome. mettere i titoli, semmai, se invece presentiamo qualcun altro, allora Perché c'è sì. gente che si auto E dice come sono no, sono il dottoressa. dottore, o sono l'avvocato, sono, come no, beh, Sono ce ne il sono presidente tante della di persone. Repubblica. Cioè,
Se, e poi un'altra cosa, ma vedi quando si comincia a mangiare, no? A pranzo, in Abruzzo ho notato che c'è questa abitudine che sanno, perché è vero, tutti sappiamo che Che non non si si dice buon dice, appetito. però ci viene perché Lo siamo so. per Allora, in quel educazione, anche per caso, capire quando è che si parte con, no? con il Perché, primo sì, boccone. perché siamo tutti lì, no? E stiamo aspettando, insomma, non vogliamo fare quelli che mangiano senza aspettare. Quindi quel buon appetito è come se fosse, Un però, via, un via le altre. siccome via Allora, non si può dire, io dico come si sempre, fa? c'è tutta una serie di norme, di regole, eccetera, però il buon senso è quello che deve prevalere sempre. Quindi, piuttosto che mettere in difficoltà magari qualcuno altro, se gli altri dicono buon appetito, anche io rispondo buon Ci appetito. adattiamo. Quindi, Se ma come no, no, assolutamente, per se non vogliamo mettere. lanciare una frase di start, Una di che sì, che questi, frase. perché in Abruzzo stanno tutti aspettando, cioè ti guardano tu, se tu E fai allora una diciamo buon cena, appetito e via. facciamo buon appetito. No, perché io Non stiamo lì a fare, ma stavamo discutendo stiamo un parlando comunque giorno, sì, di cene formali o altro. Quando siete tra amici va a una cena bene, formale, quando è che va si comincia a bene. mangiare? E se si è magari invitati a casa di qualcuno, dopo che la padrona di casa si è seduta, quindi si attende che la padrona di Siamo casa là, si magari siede, inizia a lasciamo la mangiare forchetta lì, la teniamo sopra. Come lei si si prende la siede? rincorsa. Come lei si è? Via! Sei troppo Ma forte. quindi queste, mettiamo che abbiamo questa fortuna che non so, il Marsilio ci invita a casa sua a mangiare in una grande cena con Vabbè, poi c'è tanti tutta una casistica, personaggi. adesso è anche un po' difficile ridurre poi, però perché ci sono Come tutte. mettiamo che io che sono un po' rustica, un po' così, no? Però mi devo tenere perché insomma è una cosa formale. Come devo comportarmi? Come ci dobbiamo, noi angele curatolo, come ci dobbiamo comportare in Beh, questi ripeto, pranzi si e cene? aspetta che chi ci ha invitato, comunque il padrone o la Per, padrona e di casa. sedersi? Pure sedersi? Allora, di Come? solito i posti nelle cene formali sono assegnati, comunque c'è un protocollo da Ecco, e seguire. quando ci E sediamo, chi si quindi. deve sedere per, diciamo, tra i primi, le Allora, personalità? anche lì dipende un po' da situazione a situazione, perché non c'è cioè, a seconda del tipo di cena che sia più o meno formale, c'è tutta una. Ci sono appunto varie casistiche. Fondamentalmente la cosa che, ripeto, la cosa più utile da tenere a mente è sempre quello che ti dicevo prima, affidarsi al buon senso e anche a quello che è il mood del momento, perché non devi dare per scontato che tutti sappiano cosa fare al momento Pure se giusto. sono Quindi potresti insomma, se anche non c'è. mettere in difficoltà altre persone. Quindi adeguarsi un po' a quello che è L'ambiente. l'ambiente, sì. Perché a volte si rischia poi che per essere troppo rigidi, troppo attenti, magari metti in difficoltà altri commensali, che è ancora più brutto. Quindi devi sempre magari tenere un occhio a quello che, tra Sono le virgolette, dice la norme, norma, insomma. però io poi ecco la cosa che Vedi gli penso altri. sia. Ma no, più che vedo gli altri, cerco di capire Quali cosa sono può le. essere il compromesso tra quello che andrebbe fatto e quello che non mette poi in difficoltà anche altre persone che magari sono sedute vicino a te, che magari hanno iniziato, oppure, Certo. Ti ricordi sai. Ugo Fantozzi quando viene invitato, no, in quella grande casa della contessa Mazzante Viene dal Mare? A un Cosa certo punto, faceva? a un certo punto trova un sacco di bicchieri, di forchette. Questo può succedere, no? Che ci sono diversi bicchieri. Bicchieri magari ce la caviamo, sappiamo quello piccolo, quello Sì, grande, quello dello sì. champagne, il Quindi prosecchino. si trova tutta la mise en Tutta place. la, e uno non sa nemmeno quali sono i bicchieri suoi, quali sono quelli del vicino. Va in confusione. E tutte le forchette. Ecco, Si inizia sempre dall'esterno. Questa è ecco, una cosa dacci un facilissima. consiglio. Ah, è È una facile. cosa facile perché si inizia dall'esterno e quindi poi via via in base alle Quindi, portate si prendono quelle più quindi interne. questa è una cosa che ci salva. Sì, ci Allora, salva. si inizia sempre dall'esterno. Ricordatevi, Angela Curatolo del mondo. Si inizia dall'esterno. E poi per mangiare, appunto, dobbiamo aspettare che si Ma la sieda cosa poi la padrona. importante, no, ma la cosa di cui parlo anche poi sul blog non è solo, ecco, il buon tono a tavola, cioè non dimentichiamoci anche tante altre situazioni in cui, perché buon ton non è solo, ecco, il galateo nel senso proprio più stretto della tavola, di usare la forchetta giusta, il bicchiere giusto, è proprio quella grazia di vivere, quella grazia di sapersi approcciare agli altri. Ecco. Quindi per quello ti dicevo anche guardarsi un po' intorno, usare la forchetta giusta e poi magari avere un atteggiamento
troppo rigido, altezzoso o scostante, beh, è allora che abbiamo rispettato la regola, quello non è bon Certo, ton. Quello è certo. semplicemente applicare alla lettera una regola che non ha nulla a che vedere con il bon ton e il galateo. Quindi il E bon ton e il sempre galateo, scusami, sì. il bon ton e il galateo, finisco il concetto, e anche il modo in cui camminiamo per strada, e anche il pedone che ci ricordiamo di far passare, ci ricordiamo che Certo, facciamo passare opportunamente, no? certo. Non è che gli stiamo facendo una concessione. Ah, ah, ah. E anche nel passare con la macchina, fare attenzione a non schizzare se vediamo una pozzanghera. Sì, È proprio sì, sono rispetto. delicatezze, sì, uno stile di vita che non Alla significa cassa. alla cassa. Ma non solo, io durante tutto il periodo, diciamo, più stretto del Covid, quindi lockdown vari, Sì. ho avuto una rubrica su Vera TV in cui Mi parlavo ricordo. del bon ton al tempo del Covid e quindi ho analizzato tutte le varie varianti, quindi il bon Sì. ton nel fare la spesa, quindi come dicevi te, alla cassa, quindi con tutte le varianti però legate al momento socio storico e sociale che stiamo vivendo in questo momento, quindi è qualcosa che poi va adattato al contesto, al momento storico e alle persone che comunque abbiamo intorno. Ed Ma è molto è stimolante molto se stimolante, vogliamo, sì, è perché carino, ciò sì. che magari può essere dato per scontato o banale, se poi ci pensi, Sì, può dar non lo fastidio è. Ad esempio, al all'altro. mare sotto l'ombrellone. Ecco, ecco. Anche lì, io anche negli anni ho fatto diversi workshop sul bon ton Questo è al mare, in forte, questo è spiaggia, l'ho bello. fatti a Torre Cerrano, l'ho fatti in Qual è la tutte. sgarbatezza che viene ripetuta sempre, Ad classica al mare? esempio, il fatto di urlare ai bambini da sotto l'ombrellone Giovanni! mentre i bambini sono in spiaggia, Vieni a oppure il fatto mangiare la merendina! Quella cosa anche, così. o banalmente il fatto di non salutare i vicini d'ombrellone quando si Ah, arriva, quella è una certo. delicatezza, cioè, che non significa che poi devi attaccare il bottone o devi, però un buongiorno e buonasera quando si va Molte via, persone non. hanno un po' il timore perché ci sono delle persone che fanno buongiorno e E poi poi attaccano un bottone e non ti mollano tutto il no, giorno. attacca bottone è bello perché passi il tempo, però se ti chiedono magari, ma siete insieme? Da quanto tempo siete sposati? Ma se non sbaglio lei è molto giovane rispetto a lui, ma è seconde Beh, sì, nozze o prime nozze? Ma il poi si figlio è scade vostro? sul pettegolezzo, che è una cosa Ci diversa, sono persone però certo. che Beh, anche però anche questo lì con garbo magari. si può far capire che non si intende rispondere Com'è il e con garbo? Il molta. sorriso e ti gira alto? Come, No, come, sì, sorridendo sempre, ma rispondere in una maniera talmente evasiva e talmente neutra da far capire che non ce n'è, cioè che non si ha intenzione di intavolare una conversazione così personale come e sei educato? Ma dove così. hai imparato ad essere così educata e così Così educata, no. caruccia? No, questa è una cosa che da quando ero bambina Ti sei sempre. mi è sempre affascinato e che mi è stata proprio tramandata, mi è stata. E poi anche da grande mi ha continuato Sì, Insomma, è a piacere, a interessare, interessare, sì. sì. No, questa è carina perché Però al con questa cosa mare. del mare, ripeto, salutare, oppure per i fumatori magari allontanarsi un pochettino, Certo, perché io ad certo, esempio sì. che avverto l'odore di una sigaretta, anche a 10 ombrelloni di distanza, per me, o banalmente l'altra sera ero a cena all'aperto, quindi legittimissimo per chi fuma, però avevo una signora a meno di 1 metro, io stavo ancora mangiando e lei ha iniziato a fumare, quindi. Sì. E lì sono delicatezze perché, ripeto, nessuno, cioè, lei era più che legittimata a fumare all'aperto, al ristorante, però ecco, magari mettersi un Guarda, po' nei panni degli altri e capire io ti che capisco, però sì. fino a un certo punto perché vengo da una famiglia romana dove la risposta era oh, mo c'hai appestato tu, cioè era tutto così, quindi questo mondo che tu mi apri mi interessa molto perché c'è sempre stata questa cosa del au prima e dopo Sì. distruggere tutto, cioè proprio non nasce più niente, no? Demolire. Sì, demolire tu, nasce, au, e mo capito, è tutto così, quindi questo modo di dire. Di far capire, insomma, Beh, questa poi c'è è anche chi molto non capisce. Io, ad bello. esempio, l'altra sera non ho detto La lascio assolutamente au. nulla. No, no, ma ci Te la mancherebbe. lascio Era pure
era un mio limite il fatto che mi desse fastidio il fumo, se Però vogliamo. ogni tanto sta cosa, ah Però. signor, se l'ho già. Eh no, ma poveretta, lei stava cenando come stavo cenando io. Lì, ripeto, si tratta di una sensibilità in più, tutto qui. Ti dovresti guardare un po' di film con Thomas Milian, che Il fa commissario, cos'era? Girardi, Nico Girardi, il maresciallo Girardi. Così almeno, ecco, giusto così aggiunge al bon ton questa parte ombra che se proprio ti arriva fino qua. Io ti ringrazio tanto che sei venuta, però ci devi tornare. Grazie Ci mille a devi te, a tornare a voi. trovare, ma soprattutto ci sentiamo perché secondo me i tuoi consigli della tavola di Edda non sono male, sono proprio Grazie, utilissimi grazie e specialmente io ne ho bisogno, che mille. Ma tutti ne sono abbiamo bisogno, non molto credere, nel ignorante su senso. questo, quindi sono Non si proprio ignorante, finisce capito, proprio alla fine. mai di imparare, anche a me piace sempre Infatti approfondire, mio padre, come quindi Alberto Sordi, diceva sempre: mi raccomando, non ci facciamo riconoscere per quello riconosci. che siamo.